Amiche e amici di AnimeManga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Akumetsu e quest'oggi vogliamo parlarvi di una serie davvero molto cruenta ma assolutamente intrigante e interessante. Quest'oggi vogliamo parlarvi di Cavalieri of the Iron Fortress. Il mondo di Cavalieri of the Iron Fortress si trova cronologicamente in un Giappone post-rivoluzione industriale, completamente stravolto da un virus che trasforma le persone in zombie, in morti viventi, in cabane. Ovviamente questi esseri si nutrono di altri esseri umani e la risposta delle persone, del genere umano, è quello di creare delle città fortificate e per comunicare, soprattutto per permettere il commercio e lo spostamento delle persone, è stata creata una grandissima ferrovia che collega tutti i villaggi, tutte queste stazioni, e i treni che sono stati costruiti per permettere tutto questo sono delle vere e proprie fortezze in movimento. Sono dei treni rinforzati che non solo permettono il passaggio, ma soprattutto devono resistere agli attacchi dei cabane. Uno dei lavoratori, uno degli ingegneri, dei fabbrici che lavora nelle stazioni è Ikoma, il protagonista della serie, che ha trascorso gli anni della sua vita nel cercare di capire meglio i cabane e soprattutto per cercare di impedire il processo di trasformazione che avviene nelle persone che sono morse appunto da questi esseri. Questo perché da bambino sua sorella è stata uccisa da uno di questi cabane e lui non ha avuto la forza di reagire e di impedire tutto questo. Il lavoro di Ikoma è però anche quello di inventore e infatti riesce a creare un sistema per poter penetrare il cuore dei cabane, che è rivestito da una lamina, una sorta di lamina metallica che ovviamente ne impedisce la distruzione da parte degli oggetti di uso comune. Il villaggio di Ikoma viene però invaso dai cabane, che riescono ad accedervi tramite il Kotetsujo, ovvero il treno rinforzato che è stato assalito appunto da questi esseri. Invadono il suo villaggio, lui però non si fa avvilire dalla paura e riesce soprattutto ad imbracciare il sistema che ha inventato per distruggere i cabane, e in un conflitto contro uno di essi riesce a capire che la sua teoria era giusta e quindi ha un nuovo strumento per poter combattere i cabane. Purtroppo è stato morso da uno di essi e inizia irrimediabilmente il processo di trasformazione in cabane. Ikoma però riesce a bloccare il processo di trasformazione e diventa un ibrido tra un essere umano e un cabane, diventa un Cabaneri. Comincia così la storia incredibile di Ikoma, che con la sua stessa esistenza porterà speranza in un mondo in cui il virus ha completamente stravolto la vita del genere umano, che adesso ha finalmente un motivo in più per credere che tutto questo possa finire. Negli ultimi anni l'animazione giapponese si sta sbizzarrendo davvero su questa tematica, e alcune delle serie che più hanno avuto successo negli ultimi anni sono proprio serie che hanno come perno centrale proprio il rapporto tra esseri umani e non morti, quali ad esempio Tokyo Ghoul oppure Seraph of the End, piuttosto che i vari mille miliardi di serie con vampiri e quant'altro. Dopo quelli che sono per me i capostipiti di queste serie, che hanno avuto davvero il merito di portare innovazioni in questo senso, ovvero Vampire D, Bloodlust e Helsing, tutte le altre serie negli ultimi anni portano ovviamente come protagonista una persona che è a metà tra essere umano e essere non morto di turno. Quello che però Cavalieri of the Iron Fortress ha di più, o meglio ha di diverso rispetto alle altre serie, è come questo argomento viene affrontato. È affrontato in primis in una realtà, in una
in un periodo storico diverso rispetto alla modernità. Non ci sono tante armi con le quali si può contrastare questi esseri, non ci sono tanti sistemi, ovviamente la tecnologia impedisce ovviamente agli esseri umani di poter reagire al meglio contro queste creature, e di conseguenza la paura, il terrore è il cardine di questa serie. Tutto questo ovviamente è vissuto e viene descritto in pieno proprio da Ikoma, che è sì il protagonista, ma che prima della sua trasformazione ha vissuto sulla propria pelle ciò che significa essere vittima di questa paura. È uno delle è un essere umano come tutti quanti gli altri, ed è accomunato da tutti quanti gli altri proprio perché, così come tantissime altre persone in questo mondo, hanno perso qualcosa di caro proprio a causa di questo virus. La paura è determinata anche dal fatto dell'ignoto, del non riuscire a dare una spiegazione scientifica o razionale a tutto quello che sta accadendo, e Ikoma è la prima reazione a tutto questo. Ikoma è infatti sia un fabbro, ma è anche a tutti gli effetti uno scienziato. Lui fa esperimenti e può studiare campane attraverso i resti che i vari treni portano nei villaggi, quindi studiando quello che rimane di arti piuttosto che di organi interni e quant'altro, lui può dare una spiegazione con i mezzi, con i limitati mezzi che lui ha, però ha davvero la determinazione, la voglia di andare avanti, la voglia soprattutto di sperare in un domani migliore, credendo nelle possibilità del genere umano. Ovviamente Ikoma ricorda tantissimo Eren Yeager dell'Attacco dei Giganti, ovvero una persona che ha nella determinazione uno dei suoi punti di forza. E così come Eren con la sua trasformazione in gigante riesce a dare speranza al genere umano, suo riuscire a diventare, attraverso appunto ciò che lui ha studiato, attraverso un suo sistema, diventare un Campaneri, permette ovviamente una speranza nuova nel genere umano. Ma ovviamente questo comporta anche una forte dose di discriminazione, una forte dose di appunto di distacco, di paura nelle altre persone che vedono in lui soprattutto una minaccia. Una serie che è anche corale, una serie che devo dire assolutamente essere forte, anche perché riesce nei rapporti tra le persone a creare una sottotrama davvero molto interessante, soprattutto perché esistono in questa serie una serie di dinamiche subordinate proprio per il periodo storico nel quale ci troviamo. Il finale è qualcosa davvero di sconcertante e porta alla luce delle verità che sono agghiaccianti, soprattutto per Ikoma, e quindi vedremo che la speranza che Ikoma è riuscito a creare con le sue mani si sgretolerà davvero fino ad arrivare ad un nulla, e tutto questo porterà ad un finale ancora più sorprendente, con uno stravolgimento totale dello status quo, e porta comunque ad una serie che, per come tratta il tema dei non morti, porta ad una serie davvero molto interessante, che davvero, ribadiamo, vi consigliamo vivamente. Come sempre, amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto, che vi abbia fornito ulteriori spunti di riflessione o che semplicemente abbia confermato ciò che avete vissuto nella visione di Campaneri of the Iron Fortress. Come sempre vi invitiamo anche a partecipare attivamente alla vita del nostro progetto, iniziando a commentare sotto questo video, passando poi a tutti quanti gli altri presenti sul nostro canale e arrivando poi al nostro blog www.animemanga.it, dove potete essere quotidianamente informati su anime, manga, film d'animazione, ma anche Pokémon e carte di Yu-Gi-Oh! Potete seguirci anche attraverso i nostri account social Google+, Twitter, Instagram, ma soprattutto la nostra pagina Facebook. Detto questo, amici, è veramente tutto. Un saluto e un ringraziamento sentito dal vostro amico Akumetsu.